Giugiolè, ho tirato fuori il chiffon cake dal forno e guardate, ho capovolto stampo e lo lasciamo così per un'oretta e mezzo, anche due, finché si raffredda. Molto importante questo momento, deve proprio rimanere capovolto. A dopo. Amichette, e prova a levare il chiffon cake dallo stampo. Giriamolo, ci vuole un po' di pazienza, però tutto si può fare. Tutto si può fare con tanta pazienza. Si dovrebbe staccare. Si dovrebbe. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Questo stampo è favoloso. Ora, piano piano, dobbiamo staccare anche questa parte. Credetemi, questo dolce è favoloso, ma soprattutto il profumo che avete in casa proprio di arancio è pazzesco. Ci vuole pazienza, lo dovete lasciare raffreddare di tutto, se no non vi si staccherà mai. Ed ecco qua il nostro chiffon cake all'arancia. Ancora qui fuma un po' perché io non avevo pazienza di aspettare, ma voi dovete aspettare fino in fondo. Si deve raffreddare di tutto, assolutamente. Io ve lo volevo far vedere perché dopo non ho tempo, però mi raccomando, se siete alle prime armi, lasciatelo raffreddare di tutto. Amiche mie, mettiamo zucchero a velo. Mi raccomando, io ve l'ho aperto anche tiepido, che era ancora caldo, ma lasciatelo ben raffreddare. Più lo lasciate testa in giù, più la vostra chiffon cake sarà sofficissima. Faccio così perché questo zucchero a velo non è un granché, c'ha tutti i grumolini. Guardate. Mettetelo lo zucchero a velo perché ci sta bene. Mamma mia, che profumo c'è in casa, vi giuro, spaziale, spaziale. Ecco qua, amiche, aspettate. Ed ecco qua, è pronta la nostra chiffon cake. Guardate qua, guardate quant'è morbida. È una nuvola, è una nuvola. Allora, eccomi qua. Provate a farla anche voi. Vi lascio la ricetta nei commenti. Il procedimento l'avete visto, è buonissima. Lo potete fare all'arancia, che è il mio preferito. Lo potete fare al caffè, al limone. Però il preferito in assoluto, credetemi, è questa meraviglia delle meraviglie. Mi raccomando, stampo da chiffon cake, non va imburrato. Guardate qua. E soprattutto fatelo raffreddare. Io non ho avuto tempo, ripeto, però assolutamente deve raffreddarsi bene. Io l'ho lasciato un'oretta, un'orettina e un quarto, più o meno su un'ora e mezzo, due ci vuole. Ciao Giugiole mie, provate anche voi a fare questa meraviglia e fatemi sapere. Ciao.